Allora ragazzi, bentornati su Privacy Tech, spero che ve la stiate godendo in qualche spiaggia sperduta di questo mondo e che quindi non abbiate tempo di guardare questo video, in caso contrario sentirete parlare di schede video. Recentemente vi ho portato un contenuto con il quale sono andato a fare un po' il punto della situazione di quelle che sono le opzioni che ci mette a disposizione oggi il mercato se vogliamo giocare bene in risoluzione Quad HD. Schede video nuove, quindi abbiamo parlato del mercato del nuovo, al di sotto dei 1000 euro. Ecco, oggi alziamo ancora di più l'asticella, quindi parliamo di quelle schede, insomma, che costano ancora di più, per coloro che invece la spiaggia se la sono già comprata proprio del tutto, perché lo sappiamo, le schede video costano ancora un sacco di soldi, è innegabile. Ci sono soluzioni anche economiche che ci permettono di giocare, ma questo non c'entra niente, cioè purtroppo se vogliamo giocare molto bene bisogna spendere un bel po' di soldini. Vabbè, sono tutte cose che sapete, quindi sono andato a rivisitare quante schede? 5 fondamentalmente, ovvero la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, la AMD Radeon RX 7900 XT, che entrambe tra l'altro avevano già preso parte allo scorso video dedicato sempre alle GPU, poi la 7900 XTX, grazie AMD con queste nomenclature che ci aiutano sempre a non fare confusione, e poi le altre due Nvidia GeForce RTX, ovvero la 4080 e la 4090. Quindi se volete è un contenuto in chiave Quad HD giocato ad un livello ancora più alto, barra 4K chiaramente. Prossimamente invece, promesso, mi dedicherò alle schede video più accessibili, quindi diciamo dai 500 euro in giù fino ad arrivare a quelle proprio più economiche, anche perché ci sono state delle nuove uscite delle quali non vi ho parlato e lo farò appunto in queste settimane con annesse anche delle configurazioni, delle build. A proposito di schede video al di sotto dei 500 euro, è rispuntata magicamente su Amazon la RX 6800 liscia a 460 euro, che sicuramente è un'opzione ora come ora da valutare, anche perché per certi versi va a colmare un po' un buco. Poi vediamo se AMD prima o poi si degnerà di rilasciare queste benedette 7700-7800, che ormai si parla, delle quali ormai si parla da mesi. Stando alle ultime voci, sembra che verranno presentate a fine agosto a Colonia, insomma al Gamescom, per poi sbarcare sul mercato a settembre. Staremo a vedere quando sarà, sicuramente le recupererò anch'io e vi porterò un po' di test. E a proposito di test, la piattaforma che ho utilizzato è la stessa dell'altra volta, quindi ROG Strix Z790E più Intel Core i9 13900K abbinato delle RAM DDR5 7200 megatransfer al secondo CL34, con una new entry a dire il vero, perché per quanto riguarda l'alimentazione mi sono affidato a questo FSP Hydro PTM Pro ATX 3.0 da 1200 watt che mi ha gentilmente inviato FSP e che da adesso in poi prenderà parte stabilmente alla mia test bench. Parliamo di un alimentatore di fascia alta con efficienza Platinum, con tanta potenza a disposizione e appunto ATX 3.0. È provvisto proprio della porta 12 volt high power, insomma sull'unità stessa è presente il nuovo connettore a 12 più 4 pin che abbiamo imparato a conoscere con le nuove Nvidia serie 40. Il mercato degli alimentatori ATX 3.0 è cambiato parecchio in questi ultimi mesi. Se ricordate, ad inizio anno vi avevo portato una build con i9 13900K ed RTX 4090 e facevo un po' di fatica ad indicarvi un alimentatore per quel sistema, perché allora le soluzioni ATX 3.0 scarseggiavano e soprattutto costavano una tombola. Infatti vi avevo detto, guardate che se trovate un alimentatore di buona qualità e della potenza giusta, non ATX 3.0, va benissimo anche quello, ed è una cosa vera tuttora. Adesso però lo scenario è ben diverso, perché ci sono molte più opzioni a disposizione con il nuovo standard a prezzi decisamente più accessibili. Basta pensare che questo FSP, per dire, lo trovate su Amazon in Prime a circa 260 euro, ed è tutto ciò di cui avete bisogno e anche di più onestamente per un sistema ISOSO in termini di potenza, come può essere appunto i 9 13900K
più RTX 4090. Infatti, se avessi portato oggi quella configurazione, questo FSP sarebbe stato sicuramente sarebbe stata sicuramente una delle prime opzioni che avrei considerato. Ripeto, parliamo di un alimentatore con componentistica di un certo livello, che rimane silenzioso anche con carichi pesanti, garantito ovviamente 10 anni. Ecco, l'unica cosa, occhio alle dimensioni, perché non è proprio piccolo, è lungo 190 mm, non è una bestia come i Prime TX di Seasonic 1300 e 1600, che sono 210, se non ricordo male, i millimetri, ma comunque è meno compatto di altri. Oh, anche questa volta ho raccolto una bella mole di dati. I giochi che ho testato sono una quindicina in totale, più altri con i quali ho provato solo la frame generation. Tutti i benchmark eseguiti in questi ultimi giorni su Windows 11, sistema operativo aggiornato, ovviamente driver aggiornati e titoli pure recenti. Sono andato ad includere il più possibile giochi, diciamo, di ultima generazione, compreso il nuovo Layers of Fear, che è uno dei pochissimi giochi usciti basati sulla Unreal Engine 5. Purtroppo in questo caso ho dovuto rinunciare invece a Call of Duty Modern Warfare 2, che includo sempre, perché con una delle ultime patch, non so che diamine abbiano combinato, ma non girava per nulla bene, grafico dei frame time con tutte le schede in pratica veramente inguardabile. Credo che adesso abbiano fissato, a dire il vero, ma ormai i test li avevo già fatti. Tanto comunque lo sapete già benissimo che AMD spacca di brutto su MW2, per dire, uno di quei pochissimi casi dove la 7900XTX riesce, o meglio può, fare meglio addirittura della 4090. Allora, mentre state vedendo i vari risultati, inizio a dirvi un po' di cose e vado a riprendere il discorso che avevo affrontato nel video, nell'altro contenuto dedicato alle schede video, sulla 4070 Ti e la 7900XT. Vi avevo detto che entrambe, secondo me, costano ancora parecchio per quello che offrono, soprattutto la 4070 Ti. Vi spiegavo come, stando ai prezzi attuali, preferisco la 4070 liscia, che sì, è meno veloce, è chiaro, della 4070 Ti, ma comunque ha un rapporto qualità-prezzo, o meglio, prestazioni-prezzo, migliore. La 4070 Ti va più forte di un abbondante 20% in media in quota HD, ma per quanto riguarda il comparto memoria video e le tecnologie supportate, non offre nulla di più. Nvidia, in sostanza, ci fa pagare parecchio questo salto prestazionale, e inoltre finite per acquistare ad 850-900 euro una scheda con soli 12 GB di memoria video, che ad oggi oggettivamente per questa fascia di prezzo e questo livello prestazionale sono pochi. A dire il vero, sono leggermente scesi anche i prezzi delle 4070 Ti ultimamente, ma non di molto. Comunque anche su Amazon adesso c'è modo di reperire qualche custom sugli 840 euro. Però ad ogni modo la distanza resta abbastanza cospicua facendo un confronto col prezzo delle 4070, e ribadisco, se l'obiettivo è giocare bene comunque in 1440p, credo che i più possano già ritenersi soddisfatti di quello che ha da offrire la 4070, che vi permette di risparmiare un bel po' di soldini. E qualcuno potrà pensare, beh, ma magari con la 4070 Ti ci gioco in 4K. Sì, magari no. Vi ho detto più volte in vari contenuti che la 4070 Ti per me non è una scheda video da 4K. Ci si può giocare in risoluzione 4K? Assolutamente sì, ma non dà il meglio di sé in quel contesto, a causa del quantitativo di VRAM e della larghezza di banda, che non sono il massimo per quella risoluzione. Non la vedo affatto la 4070 Ti come la scheda del futuro, specie, ripeto, se volete giocare in 4K. La stessa frame generation, che resta un punto a favore indubbiamente delle Nvidia serie 40, anche perché dell'FSR3 concretamente non abbiamo ancora visto nulla dopo che sono passati dei mesi, cioè praticamente desaparecidos, e vi dicevo, la frame generation rende meglio in Quad HD che in 4K. Intanto perché, come vi spiegavo nel video dedicato al DLSS3, quello di 45 minuti, essendo una tecnologia che va ad impegnare ulteriormente la scheda video, quest'ultima deve allocare delle risorse, insomma, per la generazione dei frame aggiuntivi, memoria video compresa, cioè la frame generation implica un aumento dell'utilizzo di VRAM,
vi permette di guadagnare un numero maggiore di FPS in Quad HD che in 4K. E inoltre in Quad HD partite già da un livello prestazionale buono, avete già un'ottima base di partenza come numero di FPS e quindi potete sfruttare la tecnologia nel modo ideale, perché vi spiegavo anche come appunto più è alta la base di FPS da cui partite e più facilmente l'algoritmo riuscirà a fare un buon lavoro. E inoltre al tempo stesso sarà difficile notare eventuali frame, immagini, frutto dell'interpolazione uscite male. Ecco, esempio pratico per mostrarvi quanto ho appena detto. Su Returnal in 4K la frame generation con l'ultimo preset, quello epico, ray tracing attivo e DLSS qualità, ci permette di passare da 77 fps medi nel benchmark a 95. In Quad HD, pari impostazioni, facciamo un salto da 126 fps a 170 fps medi, quindi un più 35% rispetto al più 23% circa che otteniamo in 4K. E inoltre, ripeto, se la frame generation è ben implementata nel gioco, noi in questo modo potremo semplicemente godere di un gameplay ancora più fluido, sfruttando a pieno o comunque molto meglio la frequenza di aggiornamento del nostro monitor senza notare nulla di strano e quindi questa tecnologia vi può dare un bel plus. Non è sempre così, il tutto varia parecchio da caso a caso. Per esperienza vi dico che c'è una forte dipendenza dal gioco, ci sono titoli più o meno ottimizzati, se così si può dire, in chiave frame generation. Ad esempio F1.22 sicuramente non è uno di questi, visto che con la 4070 Ti in determinate condizioni ci fa perdere la frame generation addirittura FPS. Vedete che in 4K con il preset massimo ed il DLSS qualità passiamo da 99 FPS medi ad 86, quindi scendiamo. Ripeto, va analizzato un po' caso per caso, questo è particolare comunque, ma spesso succede appunto che in Quad HD, proprio per il fatto che la scheda video è messa meno sotto sforzo, riesce a gestire meglio anche la generazione di frame aggiuntivi. Infatti, dai test che ho eseguito su 10 giochi, facendo una media, in Quad HD assistiamo ad un boost di FPS del 38%, mentre in 4K si parla di un 27-28% circa. E visto che me l'avete chiesto in parecchi sempre nell'altro video, Kernan botta secca della serie: ma se ci fossero solo due schede sulla Terra, 4070 Ti e 7900 XT, quale sceglieresti tra i due? Ve l'ho già spiegato che non funziona così oggi, ci sono pro e contro e va fatta un'analisi, non si può essere categorici, prendo questa, prendo quest'altra, o meglio, non sempre si può esserlo. Se parliamo comunque di... sto al gioco, se parliamo di 4K io mi prendo la 7900 XT, perché comunque in rasterizzazione va più forte, dai miei test con le schede video che ho utilizzato io un 14% circa, comunque più di un 10% diciamo in generale, e ha la 7900 XT VRAM a sufficienza per gli anni a venire. Certo, il ray tracing non performa come la 4070 Ti, la 4070 Ti si comporta meglio, però fanciulli, detto molto schiettamente, volete Nvidia, volete giocare bene in ray tracing in 4K, compratevi la 4080. Costa molto di più, ne sono cosciente, ma se quello è l'obiettivo dovete andare, insomma, andare su quella, ecco. Due parole ancora sulla 7900 XT prima di passare alla XTX e alla 4080. Chi ha seguito le recensioni al Day One si ricorderà che un po' tutti ne hanno parlato male della 7900 XT. Intanto perché il salto generazionale era, anzi è quello che è, lascia desiderare, ma soprattutto perché, stando agli MSRP, la differenza di prezzo dalla XTX sarebbe dovuta essere di soli 100 euro e a 100 euro in meno la XT non ha un grande appeal, francamente, anzi ha poco senso. E chi spende quelle cifre dice: ho fatto 30, faccio 31. Poi in realtà i prezzi si sono abbassati e si è andata a delineare una distanza di circa 200 euro. Tipo, se prendiamo in esame la mia custom di XFX, la Black Edition, una costa la XT 869 euro, l'altra la XTX 1049. Ci sono dunque 180 euro
di differenza, e se la relazioniamo questa differenza alle prestazioni, poi vediamo che in sostanza prezzo e prestazioni vanno su di pari passo. Prendendo la XTX spendete circa un 20% in più e avete come ritorno circa un 19% di performance in più in 4K, meno in Quad HD, un 14% circa dai miei test, e allo stesso tempo anche il quantitativo di memoria video sale del 20%. Tra l'altro, se andiamo a valutare il costo per FPS, basandoci sulle prestazioni in rasterizzazione, quindi stiamo guardando solo un pezzo del quadro, mettiamola così, le schede video di AMD, le due Radeon, sono quelle con il costo per FPS più basso. Ciò non ci stupisce, perché comunque siamo sempre le solite. Il pacchetto completo offerto dall'Nvidia risulta più convincente rispetto a quello dell'AMD, che, ripeto, non è una novità, puntano invece di più sulle performance, sul rapporto prestazioni-prezzo in relazione, ripeto, alle performance in rasterizzazione. E addirittura, sempre basandoci sui prezzi, ho, diciamo, considerato dei prezzi relativamente alla piattaforma Amazon, ma se avessi preso un altro store sarebbe stata la stessa cosa, perché se una costa meno da un'altra parte, pure l'altra costa meno, quindi ragazzi non è che cambi molto. Prendendo in esame, ripeto, i prezzi più bassi che ci sono su Amazon, ecco, in Quad HD addirittura la 7900 XT risulta quella con il rapporto prestazioni prezzo migliore, ripeto, sempre parlando di mera rasterizzazione. In 4K è alla pari praticamente con la 7900 XTX, e quindi non è male come scheda, non è male, non si può dire questo, però pure lei, se si guarda in basso, trova una un po' una spina nel fianco, che è la 6950 XT, e vale un po', questo sempre se siete interessati alle prestazioni di rasterizzazione in primis, e vale un po' lo stesso discorso che ho fatto per la 4070 Ti e la 4070, non in egual misura, perché comunque quando passate dalla 6950 XT alla 7900 XT non andate a guadagnare solo performance nude e crude, insomma un po' di potenza bruta, circa del 18% da test che ho fatto in Quad HD, ma avete degli ulteriori vantaggi: aumenta il quantitativo di memoria video, la 7900 XT digerisce comunque meglio il ray tracing, avete il supporto ad AV1, al codec AV1 e il supporto assicurato all'FSR3, perché prima o poi questo FSR3, come detto, arriverà. Non è detto al 100%, non ce lo garantisce nessuno ad oggi, che verrà supportato da RDNA2, quindi dalla 6950 XT. Ci sono più vantaggi, ma ripeto, se andiamo a guardare le prestazioni in rasterizzazione, a voi comunque di tutto il resto non ve ne frega una mazza, vi interessano quelle, e beh, il rapporto è a favore della 6950 XT, perché comunque c'è sempre la XFX su Amazon a 630 euro, e tra 630 e 850-860 ballano più di 200 euro, che non è poco. E ovviamente, ragazzi, io vi parlo della 6950 XT perché oggi c'è quella, ma questo discorso è valido a maggior ragione se tra un mese e mezzo arriva una scheda di nuova generazione, vedi la 7800 XT, o come diavolo si chiamerà, che anche qualora la butto lì andasse più o meno come una 6950 XT, stando sempre intorno ai 600-650 euro, quindi non sarebbe di certo la scheda dell'anno, non rappresenterebbe chissà quale novità in questo mercato, ma ripeto, avrebbe comunque un rapporto prestazioni prezzo superiore rispetto a quello della 7900 XT, con i vantaggi oltretutto della nuova gen, quindi consumi ridotti e tech annesse. Tutto questo sempre se la 7900 XT mantiene chiaro il prezzo attuale. Passando alla XTX, la sua rivale, lo sapete, è la 4080, ma per darvi un'idea ancora più chiara di quanto poco offra al prezzo attuale la 4070 Ti, vi faccio riflettere sul fatto che con 200 euro in più circa vi potete prendere la 7900 XTX, la stessa custom, come detto, di XFX,
che ho io costa su Amazon 1050 euro e proprio in questi ultimi giorni vi abbiamo segnalato la Pulse di Sapphire a 1013 euro, una cosa del genere, venduta e spedita da Amazon, è scesa insomma a quella cifra. E parliamo di una scheda, la 7900 XTX, che in rasterizzazione se la mangia letteralmente la 4070 Ti, cioè dai miei test parliamo in 4K di un più 35%, e in ray tracing, Cyberpunk a parte, anche a Plague Tale Requiem va pure meglio, o comunque se la gioca tranquillamente. Quindi si tratta di investire un 20% di soldi in più, partendo dagli ipotetici 850 della 4070 Ti, per avere un ritorno prestazionale del 30-35% in rasterizzazione e appena appena il doppio di memoria video. Vabbè, comunque, come vi dicevo, quando si parla di RX 7900 XTX, di solito si tira in ballo la 4080, che rappresenta la sua controparte. 4080, che costa di più, diciamo 200 euro in più, offre in rasterizzazione prestazioni molto simili. La XTX è qualche punto percentuale più veloce, ma roba di poco, meno del 5%, e poi dipende sempre dal parco titoli che prendete in esame. Però a ray tracing la 4080 va sensibilmente meglio. Mediamente nei giochi che ho provato io di un 20% per quanto riguarda gli FPS medi e di un 35% guardando i minimi, nello specifico il primo percentile. Ecco, al di là degli FPS medi, ho notato più volte che quando attiviamo il ray tracing sulle schede AMD il gioco a volte non risulta proprio fluidissimo. Insomma, in particolare sui minimi le Nvidia si comportano meglio, offrono un'esperienza di gioco più godibile. La 4080 costa di più, è chiaro, si stanno abbassando i prezzi anche delle 80, però insomma si ci stanno, diciamo, questi 200 euro di differenza dalla 7900 XTX. Se mi chiedete se li vale la 4080 questi soldi extra, io vi dico di sì. Per me li vale, perché comunque le prestazioni di rasterizzazione, come detto, sono più o meno quelle, e a parte il quantitativo di memoria video che è a favore della XTX, perché abbiamo 24 GB della XTX contro i 16 della 4080, ma 16 GB comunque oggi vanno bene comunque per giocare, anche in 4K non abbiamo problemi. A parte questo, poi vediamo più vantaggi sicuramente a favore della 4080. Migliori prestazioni in ray tracing, come detto, supporto a quella che è ancora la migliore tecnologia di upscaling in termini di resa grafica, vedi il DLSS Super Resolution, con possibilità di sfruttare, laddove è chiaro è il gioco la supporta, laddove è compatibile, la frame generation. Ho fatto gli stessi benchmark, ho ripetuto gli stessi test che vi ho mostrato prima per la 4070. Con la 80 in 4K mediamente abbiamo un guadagno di FPS del 32%. È una media, ci sono dei casi dove è di più, dei casi dove è meno. Quindi paghiamo di più, ma abbiamo anche di più. Le solite cose che insomma mi avete sentito dire già un miliardo di volte fino alla nausea, come la questione AV1. Tutte queste schede supportano l'encoding AV1, che rappresenta una svolta per chi vuole fare streaming, e in AV1 AMD è decisamente più competitiva di quanto lo sia in H264, dove l'encoder di Nvidia sta ancora comunque avanti per quanto riguarda la qualità dell'immagine, ma non tutte le piattaforme di streaming supportano già AV1. YouTube adesso sì, ma Twitch no al momento, ribadisco. Senza contare che, lo sapete, io parlo prettamente ai videogiocatori, ma se oltre a giocare siete ad esempio dei content creator, siete interessati, per dire, al video editing, Nvidia rimane la scelta più azzeccata. Quindi ripeto, la 4080 senza dubbio è un prodotto a 360 gradi un po' più completo, e magari l'utente che è disposto a spendere così tanto per la sola scheda video, perché comunque se non sono i 1200 euro della 4080 sono i 1000 per la XTX, che è comunque una bella cifra, è un utente che non è molto incline solitamente a compromessi e quindi tende, ripeto, forse a preferire la 4080. Ma questo non vuol dire che allora la 7900 XTX non sia una buona soluzione, anzi va molto forte costando meno. E se a voi interessano in primis le prestazioni in rasterizzazione del ray tracing
insomma ve ne importa poco, allora è probabile che troviate più conveniente quella. Morale della favola, indovinate un po', dipende principalmente da voi. Chiudo con la 4090, che continua ad essere ovviamente la scheda video più potente attualmente sul mercato ed è parecchio più prestante sia della 7900 XTX che della 4080. In questi 14 giochi che ho provato, la 4090 in rasterizzazione risulta mediamente più veloce della 4080 e della 7900 XTX di circa un 30%, un pelo di più rispetto alla 4080, ma siamo lì. E il ray tracing, le differenze si fanno ancora più ampie rispetto alla 4080, ma soprattutto rispetto alla 7900 XTX, che viene letteralmente demolita, ragazzi, distrutta. Se in alcuni giochi infatti la differenza è del 50-70% in favore sempre ovviamente della 90, quest'ultima potenzialmente ray tracing va anche il doppio della 7900 XTX, vedi Cyberpunk. E soprattutto guardando gli FPS minimi, in 3 giochi su 8 provati la differenza è superiore al 100%. Oh, tenete presente che tornando invece alle prestazioni in rasterizzazione in 1440p, le differenze si fanno meno marcate. Dai miei test la 4090 è più veloce di entrambe di una ventina di punti percentuali, ma perché in Quad HD il processore inizia a rallentarla un po'. Infatti ribadisco che la 4090 è una scheda abbastanza sprecata per il gaming in 1440p, e comunque se proprio non potete fare a meno di abbinarla ad un monitor Quad HD, preoccupatevi allora di avere il processore più veloce sul mercato, perché altrimenti vi perdete un po' di potenziali prestazioni. Vabbè, stiamo parlando del resto di una top della scheda video ad oggi senza compromessi, pensata per un pubblico a dir poco enthusiast, specie se parliamo prettamente di videogiocatori. Adesso è scesa di prezzo un po' anche lei, pure su Amazon si trova qualche custom, poche a dire il vero, ma intorno ai 1700 euro. Se andate su Amazon Germania ancora meno, su 1630 vado a memoria, c'è qualche personalizzazione a quei prezzi lì, cifre comunque davvero molto importanti e alla portata di pochissimi portafogli. Detto questo, non è comunque quel prodotto top di gamma che, come spesso accade, ti dà quel qualcosa in più, ma questo qualcosa in più te lo fanno strapagare. No, qui c'è del rapporto qualità-prezzo. Se andiamo a fare il confronto con la 4080, in generale c'è una bella distanza, ma poi in alcuni test in particolare, in alcuni benchmark, vediamo che veramente c'è un bel divario tra le due, senza contare il quantitativo di VRAM nettamente maggiore, perché non abbiamo più 16 GB, 16 GB della 80, ma ne abbiamo 24. Quindi, sebbene, ripeto, il prezzo sia altissimo, se poi andiamo a vedere quello che offre la 90 rispetto alle altre, ci rendiamo conto che il prezzo poi non è poi così fuori di testa. Fanciulli, chiudo dicendovi due cose anche sui consumi. Vi ho già spiegato altre volte come Ada Lovelace sia un'architettura più efficiente di RDNA 3, quindi le prestazioni per watt in generale sono superiori, soprattutto perché, prendendo ad esempio le schede reference, mentre le AMD si assestano indipendentemente dal carico più o meno sempre sui valori dichiarati, quindi 315 watt per la 7900 XT e 355 per la XTX, le Nvidia invece, quando andiamo a fare una media su più giochi, vediamo che consumano meno rispetto ai TGP riportati nelle specifiche. Ad esempio la mia Asus TUF 4070 Ti non OC, che ha un TGP quindi di 285 watt, mediamente nei 14 giochi provati in 1440p consuma circa 250 watt, cioè se vado a fare una media mi esce fuori questo valore. Comunque non vanno sottovalutati i consumi, perché al di là delle specifiche di riferimento possono salire parecchio a seconda della personalizzazione. Ad esempio le due custom di RX 7000 che ho io, sia la XT che la XTX, quindi rispettivamente la XFX Speedster Merc 310 Black Edition e la Nitro Plus VaporX di Sapphire, hanno un BIOS di default che vi fa guadagnare qualche FPS, qualche punto percentuale in prestazioni rispetto ad una reference, anche fino al 4-5% in alcuni giochi, ma al tempo stesso spinge parecchio più in alto
i consumi. Ad esempio la XTX Sapphire dovrebbe viaggiare sui 430-440 watt, che sono parecchi, circa 350 invece per la XFX 7900 XT. E anche le due ROG Strix OC 4080 e 4090 comunque non scherzano. Nei carichi più pesanti in 4K con ray tracing attivo, la 80 l'ho vista arrivare quasi a 360 watt, mentre con la 90 mi sono ritrovato anche punte di 500 watt, che poi sarebbe il suo power limit di default. Ma ripeto, in questi casi parliamo ad ogni modo di custom overclockate di fabbrica. Questo è quanto, ragazzi, spero di avervi dato un po' di info utili. Ho parlato tanto, lo so, ma purtroppo, come vi dicevo, è diventato complicato darvi una mano, perché fare un contenuto dove uno prende parte, comprate questa, sì, si può pure fare, ma non è che sia poi così tanto utile. Bisogna fare una disamina, bisogna parlare, poi siete voi, in base alle vostre esigenze e preferenze, quando avete tutte le info sul tavolo, che decidete cosa è più giusto fare. Se vi va, come dico sempre, ci vediamo al prossimo video.